Eccoci live, ciao, ciao a tutti e benvenuti a questo webinar live sullo stress che io ho intitolato Stress Management per negati. Ora, perché questo titolo? Perché ho sempre sentito parlare di stress, l'ho studiato, l'ho anche analizzato per quello che è il mio lavoro. Con gli sportivi, con le persone normali, ma ho sempre visto che c'è un po' di confusione, per cui ho radunato un po' tutte queste informazioni che ho elaborato in questi anni di lavoro e le ho messe in un evento che può essere fruibile, per tante persone che magari non sono degli addetti ai lavori. Non sarà un evento con tanta tecnica, cercherò assolutamente di essere molto chiaro nella mia esposizione, soprattutto nei concetti, facendo anche degli esempi di vita normale. Quindi, che dire? Benvenuti di nuovo, iniziamo con la presentazione e praticamente possiamo dare inizio a quello che è la parte principale di questo argomento dello stress. Intanto vi dirò che è un webinar informativo sulla gestione dello stress che avrà la durata di circa 30 minuti, minuto più, minuto meno. Voglio essere abbastanza breve perché chiaramente andando troppo in là, credo che si possa sì apprendere meglio, ma poi rischia di essere un po' troppo pesante. E allora condenso un po' in 30 minuti, vediamo se ce la facciamo. Ok? Prima cosa, che cos'è lo stress? Tutti gli organismi devono mantenere un complesso equilibrio dinamico o omeostasi. Lo stress si verifica quando l'omeostasi è minacciata o percepita come tale. Quindi, cos'è lo stress? È un qualcosa che si manifesta quando succede qualcosa di strano al nostro ambiente, ok? Quindi anche al nostro corpo, ma più che altro ha un pacchetto mente-corpo che dopo vedremo che è molto interconnesso. Okay, quindi è una situazione di disequilibrio, ecco, per dirla in parole più semplici piuttosto che omeostasi. Vediamo poi qual è lo stress nel caso reale. Io ho voluto portare un esempio di un film molto bello che è ambientato in Afghanistan. Ok? Cosa c'entra con lo stress? Intanto vediamo il filmato e poi ne parliamo dopo. Questi sono Marines che sono in missione in Afghanistan. Come si può immaginare, l'azione è molto concitata. In questo caso il soggetto deve reagire, quindi ha un evento, deve attaccare o scappare. Dai. In questo caso loro attaccano, contrattaccano. Nell'arco dell'evoluzione dell'essere umano, diciamo che lo stress e la gestione dello stress era considerata ed è considerata la
dal nostro binomio mente-corpo come un evento straordinario da gestire con un'intensità enorme. Ok? Infatti, di solito viene considerato proprio attacco-fuga proprio perché si paragona a quello che era la vita dell'uomo primitivo nella giungla, piuttosto che dove doveva reagire a un attacco di un altro animale o piuttosto anche a degli attacchi degli altri esseri umani. Per cui questo meccanismo ci ha aiutato a sopravvivere nella vita. E di che cosa necessita in particolare lo stress? Necessita di sostanze chimiche come adrenalina, noradrenalina e il cortisolo che vengono rilasciati nel sangue. Questo perché? Perché, come abbiamo potuto vedere da questo filmato, in queste situazioni c'è bisogno di un'iperattivazione e di tantissima energia, perché io devo magari scappare oppure devo muovermi velocemente per andare a contrattaccare. Quindi il corpo cosa fa nel caso di stress? Si organizza per essere più pronto al massimo delle proprie potenzialità e quindi va a reclutare tutte quelle situazioni neuroendocrine e anche di attivazione, di superattivazione, quindi è un discorso molto, tra virgolette, neuronale, ok? Proprio per andare a contrastare l'evento che è un evento in teoria che dovrebbe essere intenso e breve. Ma come ci adattiamo? Ovvero l'essere umano inconsapevolmente come si adatta allo stress? L'evento viene gestito in maniera, diciamo, automatica con varie situazioni. Innanzitutto il sangue viene deviato lontano dal nostro apparato digerente e diretto verso i muscoli, per forza devo scappare, e le altre parti del corpo che richiedono un'energia supplementare, come ho detto prima, per la corsa alla lotta. Le pupille si dilatano, devo vedere di più, devo capire di più dell'ambiente che mi circonda. La consapevolezza si intensifica. La vista, come ho detto prima, le pupille si dilatano, si acuisce, quindi comincio a vedere di più. Il battito cardiaco accelera. Perché accelera? Perché devo essere pronto, il sangue deve pompare verso i muscoli in maniera velocissima. La percezione del dolore diminuisce, così sono più spronato a combattere. Il sistema immunitario si attiva maggiormente, sempre per difesa. Ci si prepara psicologicamente e fisicamente all'attacco-fuga, come ho detto. Si controlla l'ambiente in cui ci si trova alla ricerca del nemico, quindi l'attenzione è maggiore, l'attenzione è enorme. Questa è la reazione che abbiamo a qualsiasi evento stressante, ok? Ma l'evento stressante, cioè noi domani andiamo a lavoro, mica andiamo in Afghanistan, almeno non tutti, ok? Per cui come reagiamo con la nostra vita moderna allo stress? Ora, c'è da dire, purtroppo, che per la nostra mente, o meglio, per il nostro pacchetto mente-corpo, non c'è differenza tra un attacco-fuga reale, mettiamo la guerra, oppure un attacco-fuga mentale, direi, insomma, di lavoro dove comunque non c'è un pericolo imminente. Va bene? Perché chiaramente al lavoro, a meno che non si faccia un lavoro pericoloso, il pericolo imminente tendenzialmente non c'è, cioè,
magari delle situazioni, ci sono delle situazioni dove io posso avere più urgenza per consegnare un lavoro piuttosto che nel gestire una situazione con il pubblico, però ecco, in teoria se ritardo non muore nessuno. Ecco, questa cosa importante che è l'azione e la reazione a eventi stressogeni che la nostra mente non filtra, o meglio, non filtra nell'immediato. Perché? Perché lo possiamo fare dopo, analizzare a livello consapevole, quindi con la parte, diciamo, volontaria, cosciente della nostra mente, e contestualizzare. Però lì per lì è un processo istintuale, quindi non c'è tanta differenza, ed è quello un po' il nocciolo del discorso. Ora vi faccio vedere un altro video, molto carino, dura solo un minuto. Subito? Di una persona che è al lavoro. Vabbè, dai, vabbè. Magari in situazioni di urgenza, come ho detto prima. È lì che lavora. E comincia a avere i primi problemi. Ops, non va, va a tastiera, si incupisce e niente. E ora cosa fa? Si riprova. Niente da fare. Boh, schermata blu. Che succede? Non l'ha presa bene. Ecco, questa è un po' una reazione dovuta a un evento stressante che è abbastanza borderline. Ok, quindi sono stato un po' provocatorio. Comunque succede che le persone in una situazione dove devono gestire un altro livello di disequilibrio, allora cosa fanno? Reagiscono, e nella reazione diventa tutto diciamo senza controllo. Vabbè, non è sempre così, per fortuna, però il rischio è quello, cioè che stress dopo stress, consegna dopo consegna, evento dopo evento, alla fine io non ce la faccio più a sopportare il peso di questa situazione. E allora poi dopo subentra una reazione istintiva di lotta, che nel caso di una persona che è in ufficio non è quello di prendersela col collega, ma quello magari di prendersela con la tastiera, con il computer. Questa è una cosa molto molto importante. Perché? Perché ci porta a quello che è lo stress cronico. Infatti siamo passati da un evento come una battaglia, ok, un evento come un problema in ufficio, può essere anche un problema familiare. Cosa succede se una condizione di stress diventa cronica, cioè se diventa persistente, se non molla mai, se la battaglia la facciamo tutti i giorni? Pensiamo a noi in situazioni che possono essere familiari, possono essere professionali, dove tutti i giorni o molto spesso c'è un problema e lo affrontiamo sempre con la solita modalità, quindi quella di reagire per come possiamo fare. Qui arrivano i problemi, okay, dove tante persone non ne sono a conoscenza. Per esempio, il meccanismo di autoregolazione comincia a non lavorare più correttamente. Perché? Perché non ce la fa, perché è al limite. Si crea una sovrastimolazione da parte di vari mediatori chimici, quindi chiamiamoli anche ormoni, a livello dell'ipotalamo si va invece una riduzione dei recettori, pertanto si dice in gergo uno scorretto feedback di segnalazioni che arrivano alla periferia, cioè ci sarà una differenza di interpretazione di quello che
che succede, che sta succedendo, e quindi potete vedere, nel senso, potete pensare che quando c'è una distonia di situazioni dove di feedback, cioè che da stimolo c'è una reazione, diciamo tutto si complica, va bene? Poi, per ultimo, un'alterata ricezione della reale necessità della presenza di tutti quegli specifici mediatori chimici utili ad affrontare in maniera adeguata l'agente stressogeno, sia esso cognitivo o chimico-fisico. Cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo nella giungla e non siamo in guerra, e quindi tutta questa reazione biochimica è spropositata per il nostro corpo, non è necessaria. Ok, se io devo combattere veramente e devo scattare, ma potrebbe essere anche il nostro combattimento moderno, potrebbe essere anche fare dello sport agonistico, quindi di alto livello, anche di medio livello, comunque dove io mi devo impegnare. Ecco, in quel caso lì lo stress è uno stress che avrà una risposta funzionale, e quindi tutto quello che il corpo mette in atto per affrontare quella problematica, quella situazione, è un qualcosa di positivo, mi verrebbe da dire, ma comunque di funzionale, cioè dove funziona correttamente. Purtroppo, siccome non fa distinzione tra realtà e chiamiamola finzione dell'aspetto stressante, se io ho una situazione dove non necessito di tutta quell'energia che il sistema, lo stress system mi mette in atto, io ce n'ho troppa. E quindi quell'avere troppa situazione porta a degli scompensi. Quindi l'attivazione a lungo termine del sistema di risposta allo stress e, come ho detto adesso, la conseguente sovraesposizione al cortisolo e altri ormoni dello stress possono interrompere quasi tutti i processi del corpo. Chiaramente momentaneamente in quella fase acuta, mettendoci a rischio aumentato di numerosi problemi di salute. E quindi cosa vuol dire? Che il corpo tende a proteggersi, è un paradosso dirlo in questo modo, però il suo modo di reagire a un qualcosa che si è innescato in maniera continua e che lui non ne aveva bisogno, cosa fa? Provoca delle problematiche che, oramai scientificamente provato, si arriva anche a situazioni di ansia, depressione, problemi digestivi a manetta, cioè, mi spiace dirlo, ma è pieno di gente con problemi digestivi causati dallo stress, mal di testa uguale, malattie del cuore, perché? Perché malattie del cuore? Perché il sistema nervoso che è messo sotto scacco dallo stress è quello che è gestito dal nervo vago, da cui viene chiamato anche tono vagale quando si ha per quanto riguarda il sistema nervoso autonomo parasimpatico. Problemi del sonno, anche questi sono molto frequenti in persone che soffrono lo stress cronico. L'aumento di peso, e dopo vedremo anche perché si va a aumentare di peso sotto stress, eppure sembrerebbe il contrario, dice come? Ma io consumo di più perché sono agitato, perché il cuore mi pompa di più, e aumento di peso invece di dimagrire, lì vedremo, perché lo stress cronico si divide praticamente in due tranche, o aumento di peso, perché aumento la massa grassa, oppure diminuisco vertiginosamente di peso, ma vado a diminuire nei posti sbagliati, per cui vado a mangiare muscolo e osso, e lì poi dopo lo vedremo dove, quando perdo muscolo e osso, sono veramente dolori. Okay? Poi, ultimo, memoria e compromissione della concentrazione. Ovviamente lo stress cronico, dove ti porta la mente a essere sempre attiva, a un certo punto poi non può essere sempre attiva, perché nel nostro equilibrio la nostra omeostasi è quella di essere attivi e disattivati, attivati e disattivati.
Per cui questi sono, abbiamo visto tre problemi che sono insomma frequenti anche nelle persone normali, gli altri sono un pochino più rari, per cui ansia, depressione dallo, per cause stressogene sono un pochino più rare, ma ci sono. Ora, come cambia lo stress management da persona a persona? Perché? Perché questo? Perché fino a pochi anni fa, diciamo fino a, credo, una decina d'anni fa, in situazioni clinica standard, lo stress era sempre considerato come mentale, va bene? Psicologico. Lo stress era psicologico, oppure ambientale se si viveva in situazioni di, insomma, chi vive in posti del mondo dove si patisce la fame, dove ci sono degli eventi catastrofici, ovviamente quello è uno stress ambientale, no? Però fondamentalmente nello stress cronico non c'era una retta correlazione tra colui che ha lo stress e la sua composizione corporea, per esempio. Ora, io ho fatto un esempio qua dove si vede una ragazza, io ho scritto sana, perché si vede che è in fit, però non è detto che essere magri voglia dire non essere stressati, quindi lo affronteremo dopo. E non sano, vedete le persone, un pochino sovrappeso se non tendenti all'obesità. Ho preso i due casi che sono chiaramente l'esempio è puramente visivo, solo per dare un riferimento. Come cambia lo stress da persona a persona? Cambia tantissimo, ma perché? Perché la persona sana, ok? Quindi la persona sana, la persona in fit, la persona dove comunque ha un equilibrio nella sua vita, dove mangia bene, dove cerca di riposare, cerca di non fare stravizi con alcol, insomma la persona che si cura può affrontare dei momenti stressanti, anche lei, bene, come tutti. Il fatto è che in quel caso lì, quando arriva l'evento stressante, anche insistente, cioè quasi cronico, quella persona reagirà in maniera funzionale a quello che gli sta accadendo e quindi fondamentalmente se la caverà anche in situazioni limite. Perché? Perché ha un corpo che è in buona salute e quindi ha tutte quelle funzionalità neuroendocrine, ma non solo neuroendocrine, anche della cellula, è veramente anche dell'apparato digerente, del focus, quindi dell'attenzione, ha tutte le carte in regola, è tutto un sistema che funziona bene, per cui l'evento stressante passerà e se ne andrà, va bene? Nel caso in cui facciamo sempre il solito esempio della persona, maschio o femmina che sia, in sovrappeso, con problemi, anche con patologie, con piccole patologie per l'età che avanza, tipo la pressione, un pochino di diabete, insomma, una persona che non è in salute, che non si tiene neanche, che stravizia un pochino di più, nel caso quella persona lì, quel corpo lì, debba gestire un evento stressante, cosa succede? Che reagirà in maniera completamente diversa dalla persona sana. Anche lì il corpo cercherà di adattarsi, ma siccome è talmente sbilanciato che non ce la farà a sostenere con successo quella serie di eventi, soprattutto se sono insistenti, se giorno dopo giorno, giorno dopo giorno si verifica quell'evento lì. Quindi rispetto al passato cosa è cambiato? Che vi farò vedere. Che non è più lo stress una questione solo esclusivamente ambientale psicologica, è una questione globale, quindi globale nella persona. Una persona che è
tendenzialmente sana e ha un lifestyle che tenderà a essere nel miglior modo possibile, riuscirà anche a modulare tutto quello che è una gestione corretta del sistema nervoso, e di conseguenza anche gli eventi esterni che arriveranno saranno mediati in maniera buona, ok? Nel caso invece della persona con uno stile di vita, un lifestyle che lascia a desiderare, sarà ancora più complicato e purtroppo andrà ad avere effetti anche purtroppo esponenziali, ok? Infatti c'è una bellissima ricerca del 2009 che è praticamente questa, pubblicata giugno 2009 del signor George Crousus, penso si pronunci così, dove parla di stress e malattie nello stress system. Va bene? Lo stress system è la gestione degli effetti stressogeni. Ora, possiamo vedere dalla figura che lo stress, chiamiamolo con fattori, con delle variabili che sono, diciamo, dipenderanno da persona a persona, però fondamentalmente sono sempre le stesse, cioè stress inteso come ambientale, la nutrizione, l'età, ok? La variazione genetica, e qui poi si potrebbe entrare anche nell'epigenetica, ma quello è un altro argomento, e la storia dello sviluppo della persona. Ok? Tutte queste cinque variabili entrano nel nostro stress system che lui ha, diciamo, condensato con il cervello, anche se poi abbiamo detto che non è solo quello. Praticamente lo stress system si può dividere in due: da una parte va verso l'asse HPA, quindi del cortisolo, all'aumentare dello stress causato da una o più di queste variabili che comunque vanno nel peggio, si potranno avere problemi di cortisolo o da un lato nell'asse HPA oppure nel sistema nervoso e nella modulazione della adrenocorticoide, ok? Cosa vuol dire? Che il mio sistema cercherà di tamponare, va bene, a questa situazione con un cambiamento da un lato e dall'altro, che però avrà delle conseguenze. Bene, perché se mi aumenta il cortisolo, praticamente posso diventare, che ne so, per esempio, una patologia che può venire, l'insulino resistenza, l'obesità viscerale, la sarcopenia, come ho detto prima, la sarcopenia è la perdita di massa magra, quindi di muscolo, ed è un problema. Va bene, perché perdere muscolo e perdere osso, diciamo così, la faccio breve, sono sistemi tampone che il corpo ha proprio perché, causato da questo sistema, diciamo, compromesso, va a prendere tutto quello che necessita dove ce l'ha. Quindi, come mai io, se sono sotto stress, posso tendere a ingrassare? Per un principio semplice, perché non è che ingrassi, chiaramente poi se mangio di più perché ho un come si dice in inglese, un binge eating, quindi ho una fame compulsiva, no? Ma mi viene anche da dire anche un recupero, cioè abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di come questo sistema mette in crisi tutto il sistema energetico, quindi chiaramente se sarò stressato tutto il giorno, avrò anche consumato tantissime energie e quindi mi verrà da mangiare di più. Più avrò anche lo scompenso, diciamo,
neuroendocrino, tutto questo si somma e cosa succede? Che intanto lo stress system, in tutto quello che lui deve fare per tamponare questa situazione, dove va a prendere quello che gli manca e da dove fa prima. Ok, quindi metabolizzare a livello energetico il grasso è molto più complicato che metabolizzare le masse magre, e quindi va a mangiare muscolo. Lo stesso, mancano i minerali, ok? Perché? Perché comunque per questo sistema tampone se ne vanno, con tutto questo, quello che succede, lo sconvolgimento, lo vado a prendere dalle ossa, ok? Le ossa sono lì pronte per dare minerali, quindi, e nel nostro benessere, perdere muscolo e perdere ossa equivale a avere problemi. Va bene? Mentre se perdiamo grasso, non troppo, ovviamente non possiamo scendere sotto livelli minimi, se perdiamo grasso siamo anche contenti, se perdiamo muscolo e ossa sono dolori. Quindi, cosa voglio dire, diciamo così, concludendo? Che non è una questione di testa, solo una questione di testa lo stress, va bene? È una questione globale. Quindi, siccome io devo andare a affrontare la situazione, mettiamo caso che io non possa intervenire sulla causa, va bene? Quindi cosa farò? Devo intervenire piuttosto per forza nel come gestire quello che mi sta succedendo, va bene? Quindi devo andare a fare un'analisi globale di quello che sono, va bene? Ho fatto un esempio in questo caso dove c'è un bellissimo panchetto che ha quattro gambe e lo stress si va a appoggiare proprio, ok, sulla parte superiore. Quindi cosa succede? Che se io avrò una gamba più debole dell'altra sarà un problema, perché tendenzialmente cascherò da una parte. Ora, poi dipende quanto questa gamba regge, tiene botta piuttosto che questa, oppure piuttosto che tutte e quattro non tengano tanto botte, allora piano piano lo stress preme sempre di più. Ok? I quattro pilastri, come li chiamo io, le quattro colonne di questo panchetto dove deve supportare lo stress, sono innanzitutto il movimento. Movimento sport. Movimento sport perché? Perché intanto va ad attivare tutto un metabolismo positivo, va bene? Quindi tenderà a limitare tutto quello che lo stress system sta mettendo in atto. Nel movimento, per dire, è scientificamente provato che la intensive interval training è proprio consigliato per chi fa, diciamo, attenzione a modulare lo stress nel miglior modo possibile. Per chi non lo sapesse, sono allenamenti a circuito dove si alternano fasi di alta intensità a fasi di recupero, quindi dove si va a buttare sul cuore e poi dopo si va a recuperare. Questo alternare di fasi, diciamo, intense a fasi di recupero migliora proprio tutto questo aspetto legato al metabolismo. Poi, disciplina sportiva, se faccio uno sport, mi appassiono, quindi si va anche lì sul lato, diciamo, psicologico, motivazionale e quindi del divertimento. Infatti ho scritto anche ludus. È consigliabile fare qualcosa contro lo stress che non sia altrettanto stressante come l'attività iperagonistica. Questo è fondamentale. Bisogna divertirsi. Poi l'alimentazione. Alimentazione che è suddivisa tra idratazione, bere. Ora io non ho parlato di acqua, non sono andato nello specifico, però lo stress system va a sacrificare quello che è il bilanciamento, diciamo, dell'acqua intra-extracellulare, della matrice extracellulare, comunque argomenti molto complessi. L'80% delle persone che sono state valutate sul discorso stress system, l'80% non sono idratate correttamente, quindi sono sotto la soglia minima che è il 50% di total
total body water, cioè di acqua totale nel nostro corpo, e quindi già anche quello è un problema. Poi nutrizione, non ne stiamo neanche a parlare, bisogna cominciare a mangiare bene, se non lo si fa, quindi sviluppare tutti quegli atteggiamenti positivi verso i cibi che non siano solo precotti, che non siano estremamente salati, eccetera, eccetera, eccetera. Solite cose. L'integrazione è fondamentale, perché? Perché si dà per scontato che chi sia sotto stress cronico abbia un sistema, chiamiamolo, digerente abbastanza compromesso, per cui all'inizio non ce la farebbe solo con la nutrizione e l'idratazione, sì, o meglio, però con l'integrazione si fa prima, va bene? Soprattutto anche perché gli alimenti che mangiamo di questi tempi sono sempre meno carichi di sostanze, diciamo, naturali, o comunque non è questo l'argomento. Stress management, respirazione e meditazione, fondamentale, ripristinare un corretto funzionamento del sistema nervoso, e lo si fa attraverso tecniche di respirazione, ok, respirazione consapevole, respirazione come viene chiamata diaframmatica, anche se la respirazione è sempre diaframmatica, ma questo è un altro discorso. Meditazione, si va a ripristinare quello che è tutto l'aspetto della concentrazione, anche del lasciare andare, del vuoto, sono tutte queste situazioni, questi allenamenti, queste pratiche che sono ottime per contrastare lo stress, anzi addirittura allenano il pacchetto mente-corpo ad affrontare lo stress in maniera più propositiva, anche quando poi non si sa quando arriverà l'effetto stressante. Emozionale, ultima gambetta, molte volte viene tralasciata, ahimè, dai miei colleghi, perché magari non si ha competenza, non si ha esperienza, ma comunque la parte emozionale è fondamentale, quindi le relazioni interpersonali, l'aspetto motivazionale, quindi avere un motivo, una spinta interiore, se non la si ha, andiamola a cercare, insomma, bisogna avere una parte pulsionale che è viva, ok? Dove noi non siamo immersi in un tran tran quotidiano senza senso. Quindi anche andare a ripristinare quello che è le relazioni, andare a ripristinare quelli che sono quello che si prova, quindi assaporare meglio i piccoli momenti, insomma, tutto questo fa parte di una strategia che, se diciamo fatta bene, può andare con il tempo, poi dipende da quanto siamo stati sotto stress cronico, ma con il tempo andare a migliorare molto 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 la situazione. Che vi posso dire? Che secondo me, e questa è la mia interpretazione proprio, e così concludo, è necessaria più consapevolezza e determinazione nel cambiare un lifestyle non corretto. Cioè, se io ho uno stile di vita che, ahimè, ma neanche fatto con dolo, ma neanche diciamo perché sono pigro, ma perché è successo, bisogna anche darsi un pochino pace, no? Però dire, ok, in questo momento come mi sento? Male. Ci sono tanti marker che ci dimostrano, l'ho elencati prima, che stiamo andando nella direzione sbagliata. Bisogna prendere consapevolezza e andare piano piano, con pazienza, magari farsi aiutare. Ci sono persone come me, ci sono persone, sono colleghi, sono fantastici nell'accompagnare le persone nel percorso per andare a risolvere questa problematica dello stress system, che è modificato poi tanto tanto di noi, della nostra vita, e quindi piano piano andare a incamminarci verso la salute. Questo è quello che vi posso dire, e vi posso dire anche che vi ringrazio di essere stati qua ad ascoltare me con questa
con questo webinar sullo stress. Spero che vi sia piaciuto. Se avete commenti da fare, io sono a disposizione per rispondere su tutti i social di riferimento che ho. E niente, vi auguro una buonissima serata e niente stress, almeno questa sera. Ciao a tutti!